Salve a tutti e bentornati sui fumetti dei famosi. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato di Ghetto Olimpo, il fumetto di Mahmood, e qualcosa di salvabile alla fine c'era, ma dato che io ho la tessera platinum del club dei masochisti, oggi parliamo di questo. Sigla. Khaby Lame. È un TikToker, uno di questi giovani e freschi creatori di contenuti digitali che io non capisco e forse non capirò mai. Soli 24 anni e sono già al mio primo troppo vecchio per questa merda. La comicità di Khaby si basa sul gimmick di mostrare un'alternativa semplice a video in cui le cose vengono rese un po' troppo complicate, concludendo il tutto con il suo gesto caratteristico. E state attenti, è questo e non questo, che basta cambiare un minimo l'inclinazione delle mani ed è un casino. L'umorismo così semplice, il fatto che nei suoi TikTok non parli mai, l'hanno aiutato a rompere i confini nazionali, rendendolo famoso in tutto il mondo. E di questo onestamente me ne rallegro. Per quanto io non capisca TikTok, è sempre bello vedere un connazionale che riesce ad avere successo anche all'estero. Poi però ha fatto un fumetto. Super easy. E adesso ne dobbiamo parlare. Partiamo da una cosa che mi ha leggermente fatto tremare il sopracciglio. Il prezzo. Questo volume, che ha più o meno lo stesso formato di un manga, è brossurato e completamente in bianco e nero, costa 16 euro. Per farvi un paragone, il fumetto di Mahmood, in formato più grande, cartonato e tutto a colori, ne costava solo 4 in più. E questo perché alla casa editrice è ben chiaro il target del prodotto. I bambini poco istruiti, smartphone muniti, che piangono e tirano le giacche dei loro genitori in libreria per farselo comprare. O al supermercato, dove l'ho preso io, o in salumeria, o dall'Otorino. Cristo santo, la distribuzione capillare che ha avuto questo volume proprio con quel target in mente. Ed essendo un oggetto che l'attento genitore soppeserà bene prima di sborsare 16 banane del proprio stipendio per comprarlo al figlio, l'editore ha forse esagerato un tantino sulla grammatura della carta. Queste pagine sono praticamente cartoncino, sono più spesse della mia depressione. Perché stiamo parlando di un volume di poco più di 100 pagine, se avessero usato una grammatura standard sarebbe diventato sottile come un Dylan Dog e avrebbero corso il rischio che il genitore decidesse che non ne valesse la pena ed evitasse di dissanguarsi per comprarlo. Ma la cosa peggiore è in copertina, questa banda rossa che avvolge il volume non è una fascetta, è stampata. Perché Mondadori aveva paura che se non ci fosse stato da qualche parte il vero Khaby Lame, i bambini non lo avrebbero comprato? Magari aveva anche ragione, però con questa striscia rossa sotto sembra un fumetto di Marvel Now. E il paragone con i supereroi non è nemmeno così realistico, adesso vedremo perché. Il mio dubbio più grande su questo volume era come avrebbero potuto modellare la trama sul personaggio pubblico di Khaby. Mi spiego meglio, vi ricordate di quando ho parlato del fumetto di Elettra Lamborghini? L'esuberante personalità dell'ereditiera, cantante, showgirl, twerkatrice, offriva comunque una base per scrivere una storia, con tutte le sue passioni e le sue frasi tipiche. Una base praticamente impossibile da rendere a prova di cringe, ma comunque una base, ciò non di meno. Quello che ho raccontato di Khaby nella intro del video è anche tutto ciò su cui si poteva lavorare, nient'altro che un concetto e un gesto con le mani. Oltretutto, come ho detto prima, lui nei suoi TikTok non parla e per rispettare questo tratto non avrebbe dovuto farlo nemmeno nel fumetto, cosa che mi rendeva ulteriormente dubbioso. Poi mi sono ricordato che Link si esprime a versi da 30 anni ed è comunque uno dei personaggi più iconici dei videogiochi, quindi ce la potevano fare. Ma chi ce la poteva fare? Beh, credeteci o meno, pare proprio che questo fumetto sia stato scritto da Khaby Lame in persona, dato che ho cercato ovunque e non ho trovato il nome di nessun altro sceneggiatore. C'è scritto che i disegni sono di Pietro Bizzemelo ed è a cura di Giulio D'Antona. Anche se non capisco bene cosa ci sia da curare qui, ci sarebbe da curare più che altro alla gente che lo compra per farci video su YouTube. Normalmente penserei a un ghostwriter, ma qui non faccio fatica a credere che l'abbia scritto qualcuno alle prime armi, data la quantità di... ok, che ti sorgono spontanei durante la lettura. In pratica comincia con l'arrivo di Khaby e dei suoi genitori in Italia dal Senegal e lui comincia in religioso silenzio a risolvere i problemi di tutti, da prima in casa e poi dell'intero quartiere. Mio Dio, che bravo il piccolo Khaby, che bambino intelligente, ma a scuola va male. Si vede che le materie non lo stimolano abbastanza. Discorso che hanno fatto tutte le mamme del mondo almeno una volta, probabilmente anche la mia. Così i genitori decidono di mandarlo in una scuola in Senegal da cui torna ormai studente delle superiori. E lo so che probabilmente non era da interpretare così questa scena, ma a me ha fatto morire pensare che mandino questo bambino in Senegal perché va male a scuola in Italia e ritorna solo una decina d'anni dopo che ormai è già un ragazzo, proprio l'hanno mandato al confino. Però alla fine è stato utile, perché grazie agli insegnamenti del suo maestro, Khaby ha finalmente trovato la sua professione ideale. Vuole fare il supereroe!
che è comunque più dignitoso che fare lo youtuber nel 2022. E così, nell'ultima metà del volume, si fidanza con la ragazza più richiesta della scuola, ovviamente, si crea un costume che alla fine non è altro che una felpa, e salva il mondo da un super cattivo che vuole conquistarlo con meccanismi e piani complicati alla Willy Coyote, guadagnandosi il rispetto, la stima e l'ammirazione di tutta la gente del pianeta. Fine. Beh, che dire, leggere questo volume è stato un trip. Penso che non ci sia neanche bisogno di esplicitare come non sia altro che un gadget, un orpello, merchandise dell'influencer sulla copertina. Se possibile, ancora di più di quelli di Ciccio Gamer e di Lion. Quindi se siete dei bambini dai 6 agli 11 anni abbandonati a loro stessi con lo smartphone in mano, cosa aspettate? Correte a urlare nell'orecchio del genitore più vicino per farvelo comprare. Se siete qualsiasi altra categoria di persona del mondo, evitate. E magari dei 16 euro risparmiati, un paio potreste donarli al canale abbonandovi a TP, con cui sosterrete il canale, mi aiuterete a realizzare altri video come questo, con anche un sacco di ricompense per voi, andatele a scoprire con il link qua giù in descrizione. E in descrizione trovate anche tutti i miei social, che sono pochi. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi, arrivederci a tutti e al prossimo video! Ecco, parlando di bambini, stanno tornando a casa i vicini. Adoro quando urlano per le scale.